Umanesimo e Rinascimento sono due aspetti inscindibili di uno stesso fenomeno storico-culturale che si colloca tra il 400 e la prima metà del 500. Per questo si parla di età umanistico-rinascimentale. Dunque, l'umanesimo è la cultura della civiltà rinascimentale, cioè rappresenta il momento ideologico del Rinascimento. Se si vuole, è la consapevolezza, quindi anche la consapevolezza culturale, che il Rinascimento ebbe di sé. L'aggettivo umanistico si richiama all'humanitas e più precisamente alla rivalutazione della dimensione umana attraverso la riscoperta, lo studio e l'imitazione dell'antichità greco-latina, dei classici greci e latini. Proprio in questa riscoperta gli intellettuali dell'epoca individuano la differenza fondamentale rispetto al Medioevo. Una differenza che viene considerata nei termini di una rinascita o rinascenza. L'aggettivo rinascimentale indica proprio la rinascita degli studi classici e al contempo l'inizio di un'epoca nuova. Con il termine rinascenza, quindi, le generazioni dell'età umanistico-rinascimentale, gli intellettuali di quest'epoca, segnalano una netta distanza rispetto all'età di mezzo e l'esigenza di ricollegarsi invece all'insegnamento del mondo greco-latino, a quel passato che il Medioevo aveva dimenticato, frainteso o del tutto ignorato.